Ciao a tutti ragazzi, nuovo video YouTube, quest'oggi completamente diverso dal solito. E no, non sto parlando della location nella quale mi trovo, sto parlando di una tipologia diversa di video rispetto a quelli a cui siete abituati. Non sarà un nuovo trend, nel senso che no, non faccio il recensore di prodotti su YouTube, lo faccio all'interno del mio corso, ovvero all'interno di B&B Academy, corso numero uno in Europa per tutto quello che riguarda gli affitti brevi, e vi ricordo che qua in basso potete vedere un webinar gratuito. Beh, in B&B Academy sì, recensisco tutta una serie di prodotti per rendere le case dei miei studenti, ovvero gli immobili su Airbnb, smart, automatici, di maniera tale che possiamo essere dall'altra parte del mondo e gli ospiti entrano in completa autonomia. Quindi sì, all'interno del corso trovate le recensioni, ma quest'oggi ho con me un pacco sorpresa. Infatti vi svelerò tutta una serie di prodotti che Switchbot, azienda leader nel settore delle automazioni per immobili, mi ha inviato gratuitamente, ci tengo a dirlo, per spiegare tutti i vantaggi dei prodotti Switchbot ai miei studenti. Ma siccome ci sono tante persone che mi seguono per il business degli affitti brevi, ho deciso di farvi un grande regalo anche a voi e di mostrarvi i prodotti Switchbot per automatizzare il vostro B&B. Bando alle ciance, anche se questa scatola ha il logo Xiaomi, partiamo con i prodotti Switchbot che mi ha inviato RockPuff. Vi lascio maggiori informazioni qua in basso. RockPuff è l'unico distributore ufficiale dei prodotti Switchbot in Italia. Quindi, iniziamo subito. Con il primo prodotto Switchbot Bot Robot. Non è una supercazzola, questo è il prodotto in realtà più famoso di Switchbot, è il prodotto con il quale ho conosciuto questa fantastica azienda. Vi ricordo che questo non è un video sponsorizzato, io non faccio video sponsorizzati. Quando dico che un prodotto è valido, lo dico perché è valido. Ho tra l'altro un passato da recensore di prodotti tecnologici per diversi giornali, HD Blog, GQ, Vanity Fair. Quindi, insomma, quando dico che un prodotto è valido, veramente lo penso e ho anche, come dire, l'esperienza per definirlo tale. Perché il prodotto più famoso? Perché è una sorta di dito robotico che, quando noi azioniamo il comando, anche a distanza, anche dall'altra parte del mondo, non fa nient'altro che fare zzz, e quindi preme su un determinato bottone in base, chiaramente, al tasto corrispondente. Quindi, ad esempio, qua dicono puoi metterlo sulla macchina del caffè, sul computer per accendere il computer da remoto, su un termostato e via discorrendo. Perché è così importante, oserei dire fondamentale, uno dei prodotti che gli studenti B&B Academy acquistano di più? Perché permette di automatizzare il citofono. Che cosa significa? Beh, l'ospite arriva sotto casa, ci manda un WhatsApp, ci dice guarda che sono sotto casa, e noi da remoto con l'app, diciamo lo Switchbot, di premere il tasto corrispondente sul citofono e quindi aprirà da remoto il portone. Dopodiché l'ospite sale, sopra trova una master lock e via discorrendo, e quindi può entrare in casa in completa autonomia senza andare a fare modifiche strutturali al citofono, senza modificarlo, senza dover toccare nulla a livello condominiale e soprattutto senza infrangere nessuna, appunto, regola condominiale, perché io sul citofono di casa mia posso appiccicarci quello che voglio. In questo caso ci appiccico Switchbot Bot Robot per automatizzare il citofono. Questo più la master lock vi permette di automatizzare con meno di 100 euro, con estrema semplicità, un qualunque tipo di citofono. Figata pazzesca. Grazie Switchbot Italia, grazie RockPuff per avermi mandato questo. Ma questo non serve, non dico nulla, ma è molto più utile se in accoppiata abbiamo un altro accessorio. Tra l'altro Switchbot è stata gentilissima e di ogni prodotto me ne ha mandato più di uno. Quindi abbiamo ad esempio qua due robot. Perché? Perché avendo tanti B&B, lo sanno, mi hanno aiutato ad automatizzare più B&B possibili e immaginabili. Io li uso da anni, quindi sono contentissimo. Grazie mille ancora. E questo è il prodotto che lo rende ancora più funzionale, perché abbiamo detto lo Switchbot sì, permette di premere tasti, bottoni e via discorrendo, ma lo fa con il Bluetooth, quindi dovete essere in un raggio, diciamo, abbastanza ristretto attorno al dispositivo, mentre con questo possiamo controllarlo praticamente ovunque noi siamo nel mondo. Questo è lo Switchbot Hub Mini e ci permette appunto di rendere questo dispositivo ancora più intelligente, ovvero controllabile ovunque nel mondo, perché questo permette al robot di collegarsi ad internet
il solo robot è Bluetooth, con questo diventa Wi-Fi, quindi anche se voi siete dall'altra parte del mondo vi basterà essere collegati ad una rete Wi-Fi o 4G o 5G per i complottisti, e potrete da remoto aprire il portone di casa ovunque voi siate nel mondo. Portone di casa, macchinetta del caffè, premere il tasto sul computer, premere un interruttore, quello che volete. L'utilizzo principale che ne facciamo noi, come ho detto, è automatizzare il citofono. Ma non solo, perché questo dispositivo integra un ricevitore ad infrarossi, ciò significa che in aggiunta non solo può automatizzare il citofono, bla bla bla, ma mi permette anche di controllare tramite infrarossi qualunque dispositivo dotato di telecomando ad infrarossi. Ad esempio con l'Hub posso programmare il mio condizionatore e quindi da remoto, nuovamente, ancora una volta, dire accendi il condizionatore, spegni il condizionatore, imposta una determinata temperatura. Attenzione, non lo fa con il dito, lo fa semplicemente sfruttando gli infrarossi, quindi io posso avere uno di questi per automatizzare il citofono e poi semplicemente lo SwitchBot Hub Mini e automatizzare anche l'aria condizionata, il ventilatore e tutti quei dispositivi che posseggono un telecomando di infrarossi. Quindi è un'ottima accoppiata, vi consiglio di acquistarli assieme, spesa esigua, meno di 100 euro, ma resa fantastica, avete un grandissimo risultato. Alla fine del video vi lascio un codice sconto che in realtà sarebbe riservato solo ed esclusivamente agli studenti B&B Academy, ma faccio uno strappo alla regola questa volta per farvi capire anche la potenza della nostra community, che potete assaggiare dal webinar gratuito che trovate qua in basso. Vi lascio il codice anche a voi, valido sul sito di RockPath. Ve lo lascio alla fine del video, così siete costretti a rimanere sino all'ultimo secondo. Passiamo oltre! Abbiamo lo SwitchBot Remote, o Remote, se vogliamo dirlo in inglese. Non è nient'altro che un telecomando per i prodotti SwitchBot, quindi ok, da remoto io posso azionare il ditino magico, ma se volessi farlo azionare all'ospite per comodità, non lo so, per un qualunque motivo, abito nella casa di fianco, il mio balcone coincide col balcone di fronte dove c'è il B&B, beh io da remoto posso premere il tasto su questo bottone e dire ad esempio al robot esegui questa azione. Quindi in pratica non è nient'altro che un telecomando che permette di far funzionare il dito lo posso far funzionare appunto o tramite app Bluetooth o tramite Wi-Fi da remoto oppure tramite telecomando. Diciamo che questo è forse più utile non tanto per i B&B quanto per un utilizzo quotidiano dentro casa. Avete magari semplicemente un bottone da premere che è molto scomodo, è molto in alto piuttosto che molto in basso, attaccate un dito robotico e premete il telecomando, in automatico premerà quel bottone per voi. Magari semplicemente aprite il citofono con una certa frequenza, avete le mani sporche dalla cucina, al posto di andare lì, andare dall'altra parte della casa, premere il bottone, premete il telecomando e il dito robotico fa tutto al posto vostro. Fatemi sapere tra l'altro nei commenti se avete idee su utilizzi diversi dello SwitchBot. Io ho parlato di macchina del caffè, ho parlato di citofono, fatemi sapere se magari avete immaginato un utilizzo più intelligente ancora, comunque alternativo di questo dito robotico, e se me lo fate sapere nei commenti magari lo integriamo all'interno di un qualche video YouTube o una qualche lezione di B&B Academy. Passiamo all'artiglieria pesante, anche pacchi pesanti, abbiamo le SwitchBot LED Strip Light, e no, non parliamo di uno strip club, anche se l'effetto che potete ottenere è molto simile. Cosa sono? Appunto dei LED, una striscia di LED da 5 metri colorata che è controllabile tramite app, tramite assistente vocale e via discorrendo. Qui passiamo ad un qualcosa che non è particolarmente utile ma è figo da vedere, rende il vostro B&B unico. Al posto di avere le solite lampadine bianche, fare un'automazione o dire all'ospite che scaricando l'app può creare delle atmosfere un po' più romantiche, un po' più particolari, un po' più divertenti, anche quando fate lo shooting del vostro B&B, far vedere che ci sono queste ambientazioni colorate sicuramente è un ottimo elemento distintivo rispetto alla concorrenza. Tutti fanno le foto con le luci spente o con le luci accese bianche. Se integrate queste strisce di LED potete rendere il vostro B&B, il vostro immobile, la vostra casa ancora più unica. Quindi super consigliate, 5 metri, non ho idea di quanto costino, vi invito a guardarlo sul sito di RockPath, col codice sconto vengono ancora meno, e funzionano con Alexa, Google Assistant, Siri e via
discorrendo, quindi direi ottimo, ben 5 metri, quindi insomma potete poi eventualmente anche tagliarle, ovviamente se non vi servono 5 metri, e molto figo per rendere il vostro bimbi unico nel suo genere. Rimaniamo in ambito illuminazione, abbiamo delle lampadine E27, lampadine E27, magari queste le apro per evitare di fare video con solo scatole che potrebbero sembrare quasi vuote. Ok, lampadine 27, classica lampadina che si monta sulla quasi totalità delle lampade IKEA, ha un peso leggermente maggiore perché chiaramente all'interno ha un modulo che permette di collegarsi al dispositivo, forse sono anche wifi oltre che bluetooth, no, forse sono solo bluetooth, però se avete nuovamente l'hub le rendete wifi. In poche parole, rendete le lampadine smart, come dicevo, un segno distintivo, permette al vostro bimbi di essere più colorato, più figo sia dal vivo che nelle foto, ma potete con un po' di ingegno anche creare delle automazioni. Ad esempio, potete creare con IFTT, questo lo spieghiamo nel corso, nella sezione relativa proprio allo switchbot, un'automazione dove ogni qualvolta lo switchbot preme il bottone per aprire il citofono inizia ad accendere le luci con una certa ambientazione, quindi l'ospite arriva, non si trova la casa tutta spenta, buia, oddio dove sono gli interruttori, no, fate un'automazione che in maniera intelligente dice quando l'ospite sta entrando utilizzando il citofono rendimi la casa tutta colorata e accogliente, potreste addirittura dire fa partire la musica se avete un altoparlante smart, ed è molto figo perché l'ospite è sorpreso, come quando entrate negli alberghi a 5 stelle lusso, non è che trovate l'albergo spento, dovete mettere la tesserina, no, quando entrate nell'albergo 5 stelle lusso trovate già tutto illuminato, addirittura a Tokyo mi è successo al Marriott che le tende si aprissero da sole dal momento in cui entravo in casa, fighissimo, e potete farlo anche voi con una spesa esigua proprio grazie a questi dispositivi smart. Abbiamo parlato di tende che a Tokyo si aprono da sole, robe fantascientifiche, no, non sono fantascientifiche perché abbiamo anche un dispositivo per automatizzare le tende, ancora una volta possiamo utilizzarlo col bluetooth, possiamo collegarlo al wifi e possiamo creare un'automazione quando l'ospite apre il citofono, accendimi le luci e aprimi le tende. Poi possiamo anche creare delle automazioni con Alexa ad esempio e lasciare una sorta di blocchetto con tutta una serie di indicazioni per l'ospite, dove l'ospite ad esempio può dire Alexa buonanotte, in automatico spegne le luci e chiude le tende. Vi assicuro che gli ospiti impazziscono. Non risponde, verifica connessione di rete e alimentazione. Esatto, mi ha risposto lei, magari la zittisco. Ok, non dovrebbe più essere in grado di ascoltarmi. Dicevo, potete appunto creare queste automazioni con Alexa, fare un libricino da mettere all'interno del vostro B&B e l'ospite può fare tutta una serie di cose, addirittura una funzione dove se muovete leggermente la tenda inizia a chiuderla da sola, quindi non dovete tirare tutto, insomma potete farlo con la voce, potete farlo con l'app, semplicemente sfiorare la tenda e in automatico lui inizia a chiuderla o eventualmente ad aprirla. Però lo sappiamo, le tende possono essere di diverso tipo, adesso non voglio entrare nei meccanismi, nei tecnicismi delle tende, queste ad esempio sembra che si infilano dentro, abbiamo poi invece le tende, quelle con il tubo, il palo, chiamatele come volete, vedete è una confezione addirittura quasi doppia, ma il funzionamento è lo stesso. Beh, abbiamo quindi le Switchbot Curtain, le Switchbot tende U-Rail 2 e le Rod 2, quindi se avete un binario si prendono le U-Rail, se avete il palo utilizzate le Rod 2, il funzionamento è lo stesso, possono essere accoppiate con l'hub e via discorrendo, sono una figata. Ovviamente funziona la batteria, non attaccate la presa di corrente. E proprio perché parliamo di un dispositivo a batteria che non funziona attaccato alla presa di corrente, sarebbe un grande sbattimento mettersi a ricaricare anche il robot per le tende. Il prossimo dispositivo che vi mostro, sono dei geni questi che li hanno creati, sono dei pannelli solari per i dispositivi che automatizzano le tende. Esatto, avete capito bene, non dovrete mai caricare questo dispositivo, basta attaccarlo, penso, magneticamente. Ah, ecco, c'è un piccolo dentino, lo attacchiamo al robot per le tende e quindi non dovremo mai caricare questo dispositivo, avremo sempre le tende smart 365 giorni l'anno, a meno che non viviate in un posto dove il sole non compare, ma comunque insomma direi che è molto difficile, a meno che non viviate in quei paesi scandinavi dove c'è il sole un'ora al giorno, direi che questo può essere molto utile. Quindi figata, pannello solare, non dobbiamo ricaricare, non dobbiamo attaccarci alla corrente, tutto smart, tutto green, tutto collegato, tutto intelligente.
Questo non si riesce a lanciare, vola via. Questo cos'è? No, non sono aspirine, non sono medicinali, sono gli Switchbot Tag, sono dei tag NFC. Che cosa significa? Noi li programmiamo la primissima volta. Sentite voi che vi piace l'ASMR. Sentite che suono meraviglioso, paradisiaco. Questi tag sono fighissimi perché hanno una funzione bellissima, ovvero avvicino il telefono dopo averli programmati e fanno la cosa per cui sono stati programmati. Ad esempio posso programmare questo e dire: ogni volta che avvicino il telefono a questo dispositivo accendimi la luce, ogni volta che avvicino il telefono a quest'altro apri le tende, ogni volta che avvicino il dispositivo a quest'altro qua spegnimi tutto, accendimi tutto. Insomma, ogni tag è programmabile, potete piazzarli in diversi punti della casa e quindi ad esempio al mattino vi svegliate, appoggiate il telefono sul comodino e il tag e inizia ad aprire tutte le tende, accende la luce, fa partire attraverso lo Switchbot la macchinetta del caffè. Non sto scherzando, davvero potete dire al dispositivo di accendere le tende, far partire la musica e via discorrendo e farvi partire anche il caffè. Arrivate in sala, tempo di lavarvi le ascelle e il caffè è pronto. Se non vi lavate le ascelle non vi preoccupate, il dispositivo funziona comunque. La situazione sul mio tavolo sta iniziando a diventare caotica, ma i prodotti non sono finiti, continuiamo subito. Abbiamo lo Switchbot Contact Sensor, questo è comodissimo, fighissimo, perché vi aiuta a scoprire se ci sono intrusioni nel vostro B&B o comunque potete scoprire appunto quando gli ospiti sono entrati via discorrendo. Perché? Perché è un dispositivo che ogni qualvolta la porta, la finestra, insomma il balcone viene aperto o chiuso vi avvisa. Quindi se ad esempio sapete che il B&B è vuoto ma vi viene rilevata, diciamo, una presenza, una porta che si apre o si chiude, potete allarmarvi e capire cosa diamine sta succedendo. Quindi fighissimo perché vi permette di scoprire appunto se c'è un'effrazione in casa, sia nei vostri B&B che nelle vostre case personali. Funziona molto semplicemente, ci sono due magneti, quando il magnete non trova più il suo, diciamo, corrispondente, ti avvisa: ehi, guarda che il magnete non è più collegato, quindi per forza di cose, essendo sfalsato, è stata aperta o la porta o la finestra. Ottimo contro le intrusioni, anche questo ovviamente funziona con il Bluetooth, se avete l'hub vi avvisa ovunque voi siate nel mondo, quindi direi indispensabile acquistare un hub permette poi di controllare tutti i dispositivi che stiamo vedendo in questo video, quindi non fate i barboni, prendete l'hub. Passiamo al penultimo prodotto, Switchbot Meter Plus, termometro e igrometro, non so cosa sia un igrometro, Plus, un Plus ci mancava. Allora, sicuramente il termometro è molto utile appunto a misurare la temperatura, forse l'igrometro, poi ve lo aggiungerò qua in basso che cosa è un igrometro, probabilmente serve a capire l'umidità che c'è in una stanza, quindi molto carino, semplicemente da piazzare lì in cucina, in casa, per sapere se il vostro immobile è confortevole e anche magari da integrare in realtà in maniera molto intelligente al lab, perché vi ricordo che il lab permette di controllare ad esempio il condizionatore. Se io da remoto vedo che la temperatura dentro casa è troppo bassa, attraverso l'hub posso dire allo Switchbot di aumentare la temperatura del condizionatore. Molto intelligente, fighissimo, potete anche a quel punto fare un'automazione: se la temperatura scende sotto i 22 gradi di allo Switchbot hub di far partire l'aria condizionata calda, ovviamente, ed estate viceversa, se la temperatura è troppo alta vedi di far partire l'aria condizionata fredda. Ultimo prodotto, mi sono lasciato questa chicca per ultima, da mettere chiaramente non all'interno del B&B perché violereste la privacy dei vostri inquilini, dei vostri ospiti, ma da mettere all'esterno, sulla porta d'ingresso, per vedere: hanno prenotato in due, entrano in quattro, è un problema, per vedere a che ora effettivamente viene fatto il checkout, per avere un po' il polso della situazione, per avere il controllo, videocamera Switchbot che gira a 360 gradi, tra l'altro 2K, quindi un'ottima definizione, permette di ascoltare che cosa viene detto e di parlare anche con gli ospiti o eventualmente dei malintenzionati, ha la possibilità di avere il motion detection, quindi se passa un qualcosa di fronte alla videocamera venite avvisati, risoluzione 2K e soprattutto potete salvare i video sia sul cloud che sulla memoria SD. E la cosa bellissima è che questa videocamera gira, quindi la potete mettere, può coprire diversi angoli di visione. Anche questa ovviamente si collega con l'hub e ha anche la visione
notturna, quindi ottimo perché potete, anche se la luce è spenta nel condominio, visionare che cosa stanno facendo i vostri ospiti e non solo, anche eventuali malintenzionati. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se volete altre video recensioni di prodotti smart per la casa, non tanto per la casa quanto per i B&B. Non mi interessa avere l'aspirapolvere smart ad esempio, mi interessa poter automatizzare gli immobili, ne utilizziamo tanti, li spieghiamo tutti all'interno del corso B&B Academy ovviamente, ma chi lo sa, magari ne usciranno altri sul canale. Iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri video, vi ricordo che qua in descrizione trovate innanzitutto il webinar gratuito di B&B Academy, il link da cliccare per poter usufruire del codice sconto, e vi faccio comparire proprio adesso il codice sconto in sovraimpressione per avere un 10% di sconto su tutti i prodotti Switchbot. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!